Il secondo libro verte sull'utile. Cicerone dimostra che i doveri suggeriti dal criterio dell'utile sono inscindibili da quelli ispirati dall'onestum. Nel terzo libro l'autore affronta il conflitto tra l'onesto e l'utile, un conflitto solo apparente perché non c'è cosa utile che non sia onesta e viceversa. Il De Officiis rappresenta in un certo qual modo il testamento spirituale di Cicerone. A un anno dalla morte, nel momento di massima crisi delle istituzioni repubblicane, in quest'ultimo scritto filosofico, egli riprende il progetto che aveva portato avanti in vari modi per tutta la vita, sia con la sua attività politica, sia con la sua riflessione teorica, quello di dare alla classe dirigente una solida base ideale, etica e politica, in grado di conciliare il rispetto per il mos maiorum con le istanze culturali della tradizione greca. In tal senso il De Officiis è un altro importante tassello nella costruzione del modello dell'ideale dell'uomo politico, che è il tema principale del dialogo De Republica, composto 10 anni prima, tra il 54 e il 51 a.C. Un uomo capace di reggere lo Stato con l'austerità e il rigore dei tempi antichi, senza però essere insensibile ai piaceri dell'arte e della letteratura. Si tratta di un nuovo stile di vita raffinato ed elegante che Cicerone chiama humanitas, la consapevolezza culturale che permette di distinguere e di apprezzare il bello, il giusto e il conveniente.